Quando vuoi. Ah, ok, Chiedere quello che vuole, senza nessun problema. Che domanda vuole allora, fare? inizia a descrivere quello che sta facendo. Allora, stiamo costruendo un cestino che è composto dalle virghe che si chiamano in questo modo a livello pantesco e sono di alberi di ulivo. Per evitare di rompersi facilmente hanno più flessibilità per la costruzione del cestino. In seguito a queste virghe abbiamo delle canne che a sua volta vengono spaccate e rifilate in modo tale per la richiesta che uno deve fare, sia un cestino, sia un panaro, sia un cuffino che altri. Che altro? Adesso stiamo andando alla tessitura delle canne, però voglio precisare che prima di andare alla tessitura delle canne viene composto il fondo, un fondo che è incrociato con 16 e 16, 32 virghe che salgono per tenere tutto il cestino, il panaro, quel che sia, per il numero uguale per tutti. E poi ricostruito attorno, girando queste piccole virghe, che naturalmente sono flessibili a se stessi, costruire questo fondo. Dopo di questo fondo si richiude e una volta richiuso si tesse le canne, che le canne portano a sollevare questo cestino in maniera che lo portano a una ventina di centimetri, 25, 18, a seconda di quello che si deve fare. Alla conclusione di quest'altezza si fa il cordone, è un cordone delle stesse virghe che partono dal fondo e risalgono intrecciando il cordone e viene attorno fatto questo cordone di fissazione per ultimare il paniero. Si fa il manico o può anche essere senza il manico, può essere con delle orecchie, può essere senza nessuna cosa. Si possono fare tanti altri modelli a secondo l'idea che uno ha, quello che costruisce Chi le ha questo. insegnato a intrecciare? A me ha insegnato principalmente quando ero da piccolo i miei genitori, mio padre. Poi successivamente mi sono fidanzato e è capitata l'occasione buona che anche il mio suocero li sapeva anche fare. E ho cercato di rubare un po' il mestiere, cercando di ricostruire piano piano da me stesso anche i difetti o i pregi che naturalmente erano per portare avanti questo lavoro artigianale che ormai è tramontato e nessuno più si impegna a volerlo fare. Siamo pochi a fare questo lavoro. Comunque è un lavoro bellissimo, è un lavoro che deve nascere dall'interno, ecco, per farlo, altrimenti non conviene nemmeno metterci le mani. Quanto tempo ci mette per realizzare un paniere? Per realizzare un paniere, il tempo potrebbe essere, diciamo, come dire, senza calcolato, in quanto essendo senza calcolato, perché prima si fa la preparazione delle verghe, pulirle tutte sistemate, metterle tutto pronto e poi partire a costruire questo benedetto cestino. Sicuramente che in un pomeriggio è possibile anche ultimarlo, a meno che non sia un cestino molto grande, un paniere molto grande e risalto. Però, diciamo, nell'arco della giornata si può fare benissimo ed è tutto a Che posto. utilizzo hanno questo tipo di manufatti? Dunque, stavo a dire e ripeto, questo è un utilizzo che effettivamente 70 anni fa, 80 anni fa, era una necessità,
fare un cestino, fare un cuffino di 50 kg di metterci l'uva dentro, perché proprio no, non è come oggi che con la macchina si sposta in un negozio e va a prendere delle bacinelle di plastica, dei bacili e tutto il resto. Allora era necessario andare a raccogliere questo materiale, riunirsi 4-5 persone, che ognuno di loro aveva un compito specifico: chi puliva le canne, chi puliva le verghe, chi montava il fondo, chi dava la tessatura delle canne, chi faceva il cordone, che ultimando un cestino. E di queste 4-5 persone che erano tutti uniti, si Prego. Lo ripeta, per favore. Si dividevano il compito lavorativo in quanto poi facevano, nell'arco della giornata, 2 giornate, 3 giornate, facevano 5, 6, 7 cuffine, ad esempio di questa grandezza, dove ci andava 50 kg di uva, ad esempio. E poi se li dividevano 2 ciascuno per andare a tagliare in campagna con queste cuffine che ripetutamente venivano fatte nell'arco della settimana, per avere una decina di queste ceste così grandi per raccogliere l'uva. Venivano anche riparate pure. Riparate sì, potevano essere riparate secondo il danno che avevano, perché se non valeva la pena, c'era troppo tempo da perdere per ripararlo, conveniva fare uno nuovo che non andare a sistemare quello che c'era da fare. Quindi appunto per questo dico, era una necessità andare a fare, ma non solo a fare, andare a imparare, perché se quei vecchietti che naturalmente tramontavano non lo facevano più perché non esistevano più, c'è qualcuno che doveva anche farlo dopo 10 anni perché giustamente serviva per queste necessità che erano importanti per l'uva, i pomidori, qualsiasi cosa che uno, qualsiasi oggetto ci serviva per andare a raccogliere in campagna. Perfetto, grazie. Okay. Ora Bisogna facciamo che non ciò. vedere. Posso, vero signore? Va bene così. Sì, continui, continui. Lavori, ho bisogno di lavorare un quarto d'ora. No, Sì, va bene. Non è questo il problema. Vengono tagliate. Sì, tutte queste punte qua che sono fuoriuscite di qua poi vengono tagliate, rimozzate. Adesso le faccio, poi facciamo vedere quello che è già fatto. Questo è già iniziato. Poi di tanto in tanto si poggia per dareci una sistematina perché altrimenti se ne va fuori posto, no? Quindi per questo deve essere seguito. Se non è seguito correttamente, lui si sposta dove vuole lei e quindi non è. Ad esempio, facendo questo, ora io le faccio vedere che cosa poi ci aspetta anche fare. Avevo delle birche per farci anche vedere. Facciamo una metà completa. Ecco qua. Questo significa, questo giro che sto facendo, significa di avere arrivato alla metà del cestino. E la metà del cestino è come quando, ad esempio, uno si cambia e deve mettere una cravatta col vestito, no? E automaticamente viene fatto questo giro in questo modo per valorizzare un po' il cestino, il paniere, quel che sia, e rinforzarlo, giustamente come dice mia moglie, perché con la verga si va rinforzando, e non solo, dare a vista a chi nota e chi vede questo cestino di capire che questa è la metà del cestino o di un paniere. Ecco perché se noi andiamo a vedere questo, veda, c'è 10 centimetri di qua, 10 centimetri di qua, il cordone sotto,
il cordone sopra. Quindi sono di una certa precisione, fatti in modo da. E perché le dico che. Aspetti. Perfetto. Ora, se è pigliato una canna di furente, ora che cosa succede? Dopo aver fatto questo giro di verghe, si farà un altro tanto di 5 centimetri di questo materiale di canne. Sopra di queste canne si realizza di nuovo un altro giro di questo, Per che chiuderlo. sarebbe questo, e poi si ribattono tutte queste girandoli facendo il cordone tutto attorno. Mi segue? C'è un monoblocco. Fissare tutto assieme. Poi, se qua non interessa più, le faccio anche vedere. Dammi caso. Ancora un altro colpo di. Non so se. Questi sono di questa canna. Automaticamente dice come si fa per fare questi? E si fa. Vedo? Questa qua. Non si faccia male, eh? No. Siccome è un po' secca, chi sta da. Un po'. Il lavoro comunque molto lungo, cioè Per farlo, si quando si deve spaccare, ad esempio, deve la devo fare, dice, un fare centimetro, la devo fare mezzo centimetro, quindi bisogna partire regolarmente. Quando arriva qua, la liscio. No, non è facile tagliarli, perché ogni se nodo si può rompere. vede. Ci vuole anche un pizzico di Sì. capire cosa sta facendo. Sono secche. Vabbè. Poi si riprende di nuovo per fare un'altra. Bisogna dare il colpo un po' secco e portarlo avanti per poterlo. Poi una volta poi si mette, si rifila, in quanto si porta alla larghezza per Voluto. il cestino. Perché se noi guardiamo, Che viene questa anche larghezza qua è più stretta di questa che c'è fatta in questo panale, ma c'è un motivo, perché questo è più grande a e quello più quello è più piccolo. piccolo. Se noi andiamo a fare questo, deve essere più stretta, di modo che ci dà, vede, la possibilità di curvare senza forzature che del paniere. Va bene? Grazie. Ragazzi, No, si questo sono sulla nassa e possiamo anche. È la nassa. La nassa che automaticamente questa si viene a chiamare crasta, che fosse la campa della nassa. Mentre quella di sopra, che ce l'ho pure in costruzione, si chiama campa. Che fosse come una campana che scende. Poi quando si finisce la campa e si finisce la crasta quando si finisce poi si prende la misura del diametro e si fa uguale di quella. Si uniscono tutte e due, si cuciono e viene fuori la nassa, tutta completa. Va bene? La campa. Ci sono anche dei numeri, ci sono delle tecniche, ci vogliono anche il materiale adatto. Cercare di, se io sto facendo questa grandezza, è una grandezza per una nassa che sia circa 80 centimetri, mentre se devo fare una di quelle, la devo fare più larga perché va buttata in profondità e può entrare un pesce più grosso, mentre in una piccola così non può entrare. Facendo questo giro si mettono questi fili di giunco che non esistono a Pantelleria, ma no, li mandiamo a prendere, o di Sciacco di Marsala, che lo raccolgono proprio lì, c'è la sede nelle questi bagni asciutti, bagni umidi, che viene fuori questo, e lo vengono a fare. Facendo questo cerchio si inizia a incominciare. Se
Si inizia a cominciare, ci sono, ripeto, dei numeri. Si inizia con tre file, praticamente, questi sono tre. Poi la campa continua 1,5 cm di spessore e ci sono due file. Due file, due file, due file a combaciare. Quando si completa tutto il turno, si fissa e si parte a fare la maglia. Si parte a fare la maglia praticamente dove ci sono i tre file, perché un filo viene utilizzato per ricongiungere a fare la maglia con i due file fatte. Poi nei due file rimane un solo filo che si ricongiunge all'altro filo e così. Quando andiamo a ricongiungere qua, ci troviamo due file, uno per completare la maglia e l'altro per riprendere la maglia del secondo giro. E si parte a fare la nastra. Si parte a fare la nastra. Quando si arriva a 2-3 giri, ci sono dei spazi. Ad esempio, lei vede se io mi tiro un po' così, questa è più stretta di questa. Allora, per cercare di portare ad allargare, devo aggiungere due fili di questo giunco che a sua volta al successivo giro. Vede? Al successivo giro io mi ritrovo con questi due fili assieme qua e li divido uno per qua e cresco un'altra maglia. Ma per crescere questo discorso qua, come si fa? Non è che posso ogni maglia crescere uno. Io devo crescere graduatamente ogni 5-6 cm, trovare lo spazio di crescita. Per cercare di portare in rotondità uguale tutta la campa che poi. Perché se io cresco qua, cresco a quest'altra maglia qua, tutto questo non cresco niente, se ne va tutto in un lato, no? Giusto? E questa è anche. Per la cucitura è molto facile, questa è la cuceggia, che anche per le rete, voi siete già siciliani e quindi non. Ecco, per fare il nodo basta fare in questo modo. Ecco, io lo fisso perché faccio tre ormai, poi. E così viene il nodo che continua a fare. Per fare questa ci vuole ad esempio. No, ci vuole una sedia. In cui il pomello ci è messo un chiovo, questo si appoggia così e naturalmente questa si va. Allora, facendo due giri, dopo i due giri, bisogna fare questa semicurva leggermente con il giro che va stringendo, con questi fili già messi, perché se nota lei. Vede, siamo partiti di qua e abbiamo ricostruito le maglie. Adesso siamo arrivati qua. Siccome adesso le spiego come mai che ci sono. Se lei vede, ad esempio, se io debbo fare, c'è la maglia e ci sono due file. C'è la maglia e ci sono due file. C'è la maglia e ci sono due file. C'è un motivo, no? Partiamo sempre con i tre fili, però per la crasta si mettono quattro file poi a continuare nella distanza di 1 cm dall'altro. Naturalmente con questi tre fili partiamo con la maglia, due restano assieme, uno da una parte, uno dall'altra si fa la maglia, due rimangono assieme, uno da una parte. Quando io finisco questo giro che finisce qua, automaticamente che cosa mi succede? Mi succede che qua c'ho la maglia finale. Avendo questa maglia finale, devo riprendere l'altro giro per fare l'altra maglia. E io mi porto un filo di questi dove ci sono due e un filo di questo dove c'è. E ho fatto la maglia. Poi mi riporto questo filo e questo filo e mi rifaccio l'altra maglia. Qua ci sono due, mi porto uno da una parte e uno dall'altra, mi faccio una maglia da una parte e una nell'altra, e mi divido in due giri,
mi divido per fare tutte le maglie, mentre là nella campa basta un solo giro per dividere, per utilizzare tutte le maglie. Invece a queste bisogna utilizzare due giri per selezionare a fare partire le maglie uguale a tutta la nassa praticamente. Perfetto. Mi Quindi, ripete? scusi, io sono Franco Ferrandes. Vivo a Pantelleria, nato a Pantelleria, genitore di Pantelleria. Ho lavorato in ospedale per 38 anni, facevo l'infermiere al pronto soccorso e a tutto l'ospedale, medicina, chirurgia, ovunque Qua c'era Pantelleria. qua a Pantelleria. Quando i periodi ospedalieri erano veramente che si poteva lavorare, adesso forse non si può lavorare, non si può nemmeno ragionare più con i colleghi. Io a luna me cosa da fare, sono sempre rimproverato, la pasta è pronta, cosa fa? No, specialmente con le nasse ho Con proprio lei, la signora, pasta. non le manco Con le cose. questo no, ci sono tutte le misure, non c'è problema. E voi di dove venite? La Trapani. Tutti da Trapani e No, lei? noi da Palermo.